Giornata di sciopero nazionale dei trasporti con disagi inevitabili anche in Abruzzo. Oggi sit-in a Pescara, c'è stato anche un incontro in prefettura, cosa è uscito fuori? Sì, noi oltre alla giornata di mobilitazione, che io voglio ricordare prevede sia degli scioperi che interessano tutti i settori dei trasporti nella giornata del 24, poi ci sarà una replica per il trasporto aereo per quanto riguarda il 26 di luglio. Sì, noi oggi unitamente alla giornata di mobilitazione, oltre ad aver riunito con un attivo tutti i delegati dei trasporti di Abruzzo e Molise, abbiamo inteso anche rappresentare le nostre istanze, le istanze diciamo della piattaforma rivendicativa sui trasporti, anche a Sua Eccellenza il Prefetto. Quindi siamo stati ricevuti questa mattina, il Prefetto Sua Eccellenza ci è stato ad ascoltare, ha preso atto delle nostre importanti problematiche che sono sia di carattere nazionale, quindi questioni se vogliamo che attengono proprio la politica nazionale dei trasporti, ma anche e soprattutto questioni di carattere regionale. C'è stato sicuramente, abbiamo apprezzato molto l'impegno da parte di Sua Eccellenza il Prefetto a riportare alle istanze regionali le questioni che abbiamo sollevato. Peraltro voglio sottolineare che oggi, nella giornata di ieri, c'era stato anche un tentativo da parte, noi riteniamo assolutamente tardivo, da parte del Governo nazionale, da parte del Ministero dei Trasporti e del Ministro Toninelli, di cercare in qualche modo un rinvio dell'azione di sciopero. Però riteniamo che questo tentativo sia stato assolutamente tardivo. Noi abbiamo indetto questa mobilitazione, che peraltro è un qualcosa che arriva dopo circa 20 anni in cui non si effettuava un'azione di mobilitazione così importante. Ripeto, questa mobilitazione è stata indetta un mese fa, quindi il Governo nazionale aveva tutto il tempo, se avesse voluto, di convocare per tempo le parti sociali per cercare in qualche modo di trovare delle intese.